Trovo che questa a cui stiamo assistendo sia un'ingiustizia vera e propria. Siamo in un luogo simbolo del quartiere di Sant'Agostino, il luogo in cui insomma ogni anno si svolge la bellissima festa che mette insieme una comunità, in questo luogo la festa di Sant'Agostino. Siamo in un luogo dove a pochissimi metri dalle abitazioni sta sorgendo un'antenna della Vodafone. Al di là delle responsabilità di chi ha firmato il provvedimento, non è tollerabile che questa comunità, che queste persone che si affacciano su questa piazza non siano state messe al corrente di cosa stava per accadere. Credo che sia intollerabile veramente che non ci sia stato un minimo sforzo da parte dell'amministrazione per provare a fermare questo scempio che è in corso. Spero e chiedo formalmente che vengano date tutte le giustificazioni al fatto che insomma non ci si sia adoperati per fermare, per esercitare la moral suasion che è tipica di un pubblico amministratore, di un sindaco, di una giunta, per trovare, come dire, altre soluzioni rispetto a questa. Io posso capire che abbia potuto firmare un provvedimento così scellerato un commissario che non ha la mappatura, che non conosce i tempi di una città, ma trovo intollerabile che chi è oggi da mesi al governo di questa città non si sia posto il problema di trovare una mediazione, una soluzione alternativa rispetto a questa. È veramente una ferita intollerabile quella a cui stiamo assistendo in questo momento. Io sono stato chiamato qui da uno dei cittadini che si affaccia su questa piazza, non immaginavo di venire a conoscenza di una ingiustizia bella e buona come quella a cui stiamo assistendo. Mi auguro che l'amministrazione, che il sindaco in persona si faccia carico di questo scempio e intervenga con tutte le sue forze, con tutta la sua autorevolezza affinché questa veramente ingiustizia venga eliminata. Avessero messo dei cartelli. Non hanno messo niente, che sono stati zitti tutti. I cartelli. Che opera dovevano iniziare? Hanno fatto solo quello che è imparso a loro, tenendoci all'oscuro di tutto. E questo non va bene. Perché siamo l'impresa, la ditta, è di, qui di, è nato di come Toralba, gioco per i bambini, perché hanno fatto un piccolo campetto per il calcetto, ma l'hanno fatto talmente male che si allaga tutto quando c'è una goccia di pioggia. L'hanno fatto malissimo. Sicché, e i ragazzini dove vanno? Qua, si mettono a giocare qui a pallonate, prendendo di mira le mie persiane e quell'altre, che ho le persiane distrutte. Questo doveva essere una piazza per la collettività, per poter fare qualcosa di verde, ma di verde qui, non sotto questi alberi che ci portano le radici dentro casa. Guarda, questa cosa è una cosa intollerabile. È una cosa intollerabile, è una cosa da non seguire. È un'ingiustizia. Io adesso do voce a tutti, noi domani mattina siamo tutti qui. Ma dovete difendere? Perché è il sindaco. Certo. Se noi stiamo difendendo la nostra vita. Questo è un luogo di aggregazione della comunità di Sant'Agostino. Io non sono può essere contenta. Violato in questa maniera. Che mi hanno aiutato, che mi hanno messo questa cosa, perché il mio cuore è già fatto. Però mi dispiace per me, intanto lei, intanto e lei, per gli altri. Lei non si agiti troppo, e infatti, siamo qua per dare una mano. E questa già lo sa che è una cosa che fa male, perché a me mi hanno proibito anche di entrare dove ci sono le porte dei supermercati. Non ci si può, non si può avere la... Dove ci sono le cellule. Sì, infatti, non posso tenere il telefono, non posso tenere la sveglia vicino, niente. Perché il fornetto, quando l'accendo, mi devo subito allontanare, perché questa cosa mi sta... Come facciamo? Io ci metto la vita, perché cosa? Per far piacere a loro, quando ci sono tanti posti da impiantare un'antenna del genere. Non ci si può lavare la coscienza dicendo che l'hanno utilizzato altri. No, a noi non ci hanno avvertito nessuno.